proteggerò dalle paure dell'ipocondria. Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che incontrerai, dalle ingiustizie, dall'inganno. Bellissimo questo canto di Battiato che condivido con voi stasera. Ti proteggerò dalle paure, ti solleverò dai dolori. E io credo che abbiamo bisogno di sentirci dire questa parola stasera. Attraverso questa musica, queste parole da Francesco d'Assisi. Ti proteggerò e guarirai da tutte le malattie, da questo virus guariremo, perché siamo speciali per Dio, siamo speciali. E allora stasera buonasera brava gente, buonasera, anche se i dati, i telegiornali inondano di bollettini di guerra le nostre case, i nostri cuori. Noi vogliamo vivere questa consapevolezza più veloci delle aquile. E il fioretto di stasera si dona la cura, una cura straordinaria. Ti porterò il silenzio e la pazienza. Credo che il fioretto di stasera ci dica questo. I profumi d'amore emetteranno nei nostri corpi. Abbiamo bisogno, sì, brava gente. Abbiamo bisogno di sentirci dire guariremo, guariremo. Conosco le leggi del mondo e te ne farò il dono. Supererò le correnti gravitazionali. Lo spazio e la luce per non farti male. Supereremo questa corrente. Ti salverò. Mi fermo adesso per ascoltare questo fioretto di Francesco che è veramente bello e riguarda la sua pianticella, come amava definirsi. Immagino che già avete colto di chi vogliamo parlare in questo fioretto stasera, di qual è il protagonista, chi è la protagonista di questo fioretto stasera. Ebbene, è Chiara, Santa Chiara. Come Santa Chiara, per comandamento del Papa, benedisse il pane che era in tavola e sopra ogni pane apparve il segno della Santa Croce. Santa Chiara, devotissima discepola della Croce di Cristo, nobile pianta di Messer Santo Francesco, era di tanta santità che non solamente i vescovi e i cardinali, ma anche il Papa desiderava con grande affetto vederla e udirla, e spesse volte il Papa la visitava personalmente. Fra le altre volte andò il Padre Santo al monastero da lei per udirla parlare delle cose celeste e divine, ed essendo così insieme in diversi ragionamenti, Santa Chiara fece intanto apparecchiare le mense e vi pose sopra il pane affinché il Padre Santo lo benedisse. Qui si parla del Papa di Gregorio IX che stette per molto tempo ad Assisi e quindi andò a visitare le Clarisse, quindi Santa Chiara. Conclusi il ragionamento spirituale, Santa Chiara, inginocchiandosi con grande riverenza, prega il Papa che gli piaccia benedire il pane posto a mensa. Risponde il Papa: «Suora Chiara fedelissima, io voglio che tu benedica questo pane e tu faccia sopra di essi il segno della Santa Croce». E Santa Chiara disse: «Santissimo Padre, perdonatemi, io sarei degna di troppo e grande rimprovero se davanti al Vicario di Cristo, io che sono una vile femminella, presumessi di fare questa benedizione». E il Papa,
rispose, perché questo non ti sia imputato a presunzione, io ti comando, per santa obbedienza, che sopra questo pane tu faccia il segno della croce. E li benedica nel nome di Dio. Allora Santa Chiara, poiché era figliola dell'obbedienza, quei pani devotissimamente benedisse con il segno della Santa Croce. Mirabile cosa! Subitamente in tutti quei pani apparve il segno della croce, intagliato bellissimo. Da quei pani parte ne fu mangiato e parte per il miracolo riservati, cioè conservati. E il Padre Santo, il Papa, veduto che ebbe il miracolo, prendendo detto pane e ringraziando Dio, se ne partì, lasciando Santa Chiara con la sua benedizione. In quel tempo dimoravano in quel monastero Santa Ortolana, madre di Santa Chiara, suora Agnese, sua sorella, entrambe insieme con Santa Chiara, piene di virtù e di Spirito Santo, e con molte altre monache. Ad esse Santo Francesco mandava molti infermi. E le monache, con le loro orazioni e con il segno della croce, a tutti rendevano santità. Ecco il fioretto di stasera, straordinario fioretto, eh? Cioè, immaginate che il Papa viene ad Assisi e va a trovare, come è stata la volta scorsa, il 3 ottobre, quando il Papa viene qui da San Francesco, ecco, firma l'enciclica, ma prima fa una visita alle suore Clarisse, eh? E questo che cosa ci dice? Intanto ci dice che siamo chiamati a stimarci reciprocamente. Io penso che questo potrebbe essere anche il fioretto di oggi. Io stimo le persone che mi stanno accanto, gli voglio bene. Vedete, non solo nell'ambito familiare, marito e moglie, figli, i parenti, gli amici, le persone che incontriamo, facciamo percepire che li stimiamo. Questo, vedete, è un fioretto bellissimo. Voi dite che cosa cambia il mondo, eh? Che cosa cambia il mondo? Vedete, sono queste consapevolezze, sono questi gesti che cambiano il mondo. Noi a volte pretendiamo chissà quale grande miracolo e invece, il miracolo Dio lo mette, lo pone nelle nostre mani. Poi c'è l'altro aspetto che colpisce, cioè che sentono il bisogno di parlare di Dio. E non è straordinario, parliamo di Dio. La mia vita parla di Dio. Vedete, a volte non bisogna chissà fare prediche, no. A volte noi pensiamo che dobbiamo convertire gli altri dicendogli qualcosa, no. Potremmo anche semplicemente raccontare, Dio in me opera questo, Dio in me opera questo. E poi l'altro aspetto che mi colpisce di questo fioretto è questa benedizione sul pane. Non solo l'umiltà di Chiara che dice, ma vicino al Papa, ma no, sei tu che devi benedire, lei obbedisce, no. Questo benedire il pane. Il pane è l'elemento più prezioso della nostra vita. Significa che non sprechiamo il pane della vita, cioè la vita. E stamattina abbiamo ricordato come è l'esempio del Vangelo di Gesù, che ha portato con la farina e il lievito. Il pane è questo incontro tra lievito e farina. Ed è straordinario. Quanto incontriamo, diventiamo lievito. Bene, brava gente. Ci auguriamo una santa serata. Vi ricordo tutti nella preghiera. E pregate anche per noi, per la nostra comunità. Noi vi portiamo tutti. Io penso a quelle famiglie, alle tante famiglie che stanno soffrendo. E a tutti dico coraggio e a tutti vorrei dire grande senso di responsabilità. Mi raccomando, grande senso di responsabilità. Vogliamo vincere la paura che stiamo vivendo in questi giorni, che
paura del virus, di quello che può accadere. Vogliamo vincere questa paura? E allora massima responsabilità, massima responsabilità, ok? E lui ci curerà, ci guiderà, ci illuminerà e ci farà superare le correnti della vita. Buonasera, brava gente. E Dio avrò cura di te.